decenni di vita aveva visionato le prime pagine web che il motore di ricerca aveva suggerito con le parole chiave fiore di loto significato. Poi era passata alla sezione immagini. Una moltitudine di foto raffiguravano il fiore in diverse rappresentazioni grafiche, la maggior parte riferite a tatuaggi. Tornata alla finestra precedente, aveva riletto con più attenzione le pagine che le erano sembrate più interessanti. Il fiore di loto aveva una forte connotazione simbolica in molte culture, assumendo significati di purezza, illuminazione, elevazione spirituale, fertilità e in una sorta di celebrazione della vita. Niente di più inconciliabile con quello che sta succedendo, aveva pensato Jenny con un sorriso amaro sulle labbra. Stava leggendo la descrizione del Tempio di Loto di New Delhi, quando la sua attenzione fu catturata da alcuni numeri. La struttura ha una forma di bocciolo di loto formato da 27 petali, rivestiti in marmo bianco e disposti in gruppi di 3, che si schiudono su 9 aperture. Jenny aprì il file con le foto dei marchi a fuoco impressi sulle spalle dei due cadaveri. 10 petali. Tornò alla pagina web delle immagini. Proseguì a esaminare una trentina di foto e finalmente trovò qualcosa di interessante. Un disegno di un fiore di loto su un campo bianco. Era molto simile a quello dei marchi a fuoco. Contò i petali. 7. Ritornò ancora una volta alle foto dei cadaveri per fare il confronto. Oltre al numero dei petali, il fiore di loto dei marchi a fuoco aveva qualcosa di diverso, un dettaglio che all'inizio non aveva colto. I petali lanceolati si sovrapponevano l'un l'altro, ma le linee che ne disegnavano i contorni erano visibili per intero, come se ogni petalo fosse trasparente. Inoltre, le due linee curve di ogni petalo, dopo essersi incrociate alla base, proseguivano per un breve tratto come una specie di coda. Jenny ripensò alle piccole croci che stavano sulla punta dei petali dei due marchi a fuoco, come a indicare una segnalazione, una scelta. Inviò il comando di stampa, prese il bianchetto e coprì le linee del fiore in modo da lasciare visibile soltanto un petalo. Osservò pensierosa quella forma. Era un'immagine conosciuta, una delle prime nozioni della catechesi, ma non riusciva a ricordarne il nome. Aprì la home page di Google e batté freneticamente sulla tastiera. Quando lesse il risultato della ricerca, si sentì invadere da un improvviso fermento. Il collegamento che aveva intuito era pertinente, ma la sua scoperta doveva essere verificata. Spiro era appena sceso dall'auto, insieme a Vanessa, e stava per entrare in casa quando squillò il cellulare. «Dimmi, Jenny, ho importanti novità». La voce dell'ispettrice era eccitata. Non chiese spiegazioni. «Arrivo subito», disse, e chiuse la comunicazione. «Che c'è, papà?» domandò Vanessa vedendolo accigliato. Sapeva già cosa avrebbe detto, ma quella sera non le importava. «Devo correre in commissariato. Ci vediamo dopo». Spiro aprì la porta dell'ufficio senza bussare. Jenny era concentratissima, lo sguardo fisso sul monitor del PC. «Allora», le chiese affannato. L'ispettrice mostrò l'immagine ricavata dal fiore di loto e spiegò come era arrivata all'idea di isolare il petalo. «Riconosci questo simbolo?» gli chiese. Lui studiò il disegno per qualche istante. «Sì, il nome non lo ricordo, ma ha a che fare con la pace. È un simbolo cristiano ed è a forma di pesce». Jenny digitò su Google «pesce cristiano» e cliccò sul link che rimandava a una pagina di Wikipedia. Il nome del simbolo era Ictis, traduzione dal greco antico della parola pesce. A sua volta era anche l'acronimo della parola Gesù Cristo, Salvatore, Figlio di Dio. Spiro osservò l'immagine a labbra strette. Era chiaro ormai che il killer fosse animato da un forte estremismo religioso. Diede due pacche sulla spalla di Jenny. «Brava, ottimo lavoro. Potresti aver trovato la chiave per decifrare il messaggio. Chiamo subito Vanoli». Fece caso all'ora tarda solo quando il suo amico rispose alla chiamata. Vanoli sembrava affaticato. Senza attendere le parole di Spiro, si scusò per non essere arrivato ancora ad alcun risultato. «In questi due giorni ho potuto dedicare pochissimo tempo. Ieri l'emicrania non mi ha dato tregua sino a sera.
Non ti preoccupare, ci mancherebbe altro. Lo interruppe Spiro, nonostante avvertisse una certa premura. Vanoli fece due respiri prima di riprendere a parlare. Giulia ti saluta. Sei dispiaciuta per non averti incontrato. Spiro si rese conto di essere stato indelicato due sere prima per non averle lasciato i saluti. Quell'uomo non sarebbe mai stato capace di rinfacciargli alcunché, ma riusciva lo stesso a percepire la delusione nel tono di voce ogni volta che si toccava l'argomento Giulia. Grazie, ricambia. Una di queste sere verrò a trovarvi. Seguì qualche secondo di silenzio. Era sicuro che l'altro stesse sperando sull'autenticità di quella promessa e che finalmente lui e Giulia potessero parlarsi di persona. Stamattina c'è stato il ritrovamento di un altro cadavere, con lo stesso marchio del fiore di loto, riprese Spiro. Poi riferì del piccolo dettaglio che avevano scoperto sul marchio e dell'ipotesi che il serial killer fosse un fanatico religioso. Spiegò poi in quale modo erano arrivati all'immagine dell'ictis. Vanoli bofonchiò qualcosa a bassa voce e rifletté alcuni secondi. «D'accordo, mi metto subito al lavoro». Spiro ringraziò il vecchio e chiuse la chiamata. Si fermò un attimo a riflettere. Nonostante il caso fosse davvero molto complicato, convenne che non poteva che sentirsi soddisfatto. Provava un profondo senso di gratitudine per Jenny e per il suo vecchio collega. Incrociò lo sguardo dell'ispettrice, vigile e concentrato, e le sorrise. «Ok, Jenny, speriamo bene. Vai adesso. Io ho un'ultima cosa da fare, prima di tornare a casa», le disse uscendo dall'ufficio. Mise una mano in tasca e toccò il foglietto, sul quale aveva segnato la targa dell'auto dell'individuo losco che aveva fatto visita alla sua vicina di casa. Non era riuscito a vederlo in faccia. Doveva scoprire di chi si trattava. Si chiuse nel suo ufficio e avviò il computer. Aprì il portale web della motorizzazione civile e digitò la targa. Il mezzo risultava intestato a Luca Siena. Quel nome non gli era nuovo. Controllò nel database della polizia. La sua sensazione trovò subito conferma. Luca Siena era schedato. Aveva subito una serie di arresti e condanne per spaccio di droga. Fissò la foto segnaletica del pregiudicato. E gli venne in mente quella povera donna. Di sicuro quel delinquente le forniva la droga. Resistere alla tentazione provocata dall'astinenza è già di per sé un'impresa difficile. Se poi ci si mette qualcuno che ti invoglia a cedere, l'attimo di debolezza è dietro la porta. E il gioco è fatto.